svuota la spesa con l'Eurospin. Allora, due pacchi di uova da 10, quelle medie. In più, se spendevi un tot, non so cosa, quanto spendevi, hai anche questa bustina dei Simpson, che non so che cosa trovi dentro. Comunque, poi lo apriamo insieme. Confezione di latte! Visto? A lunga conservazione, latte parzialmente scremato. Scusate se vado veloce, ma la spesa è tanta, per cui non mi serve in chiacchiere. Allora, orecchiette. Due confezioni di burrata. Che sono queste? Questo è Tomino. 4,95 €. Ho trovato lo scontrino più lungo di me. Poi ho preso i nervetti che erano scontati, invece di 4 euro meno il 15% di sconto. Poi ho preso i pancettini, questi alla mozzarella e prosciutto, altro tomino con speck, mozzarella fatta così, la salsa di fichi per formaggi, la volevo provare. Poi questo qui sempre due, però questo ha i funghi e mozzarella. Confezione di merluzzo, lo voglio provare con il limone. Salmone selvaggio filetto, questo qua l'ho visto, volevo provarlo. Questo salame di Napoli, non so se è veramente Napoli, 7,15 €, perché questo c'è il... L'ho visto, sembrava buono, anche dall'odore. Proviamolo. Poi questi cisseri, 8 bocconcini di formaggio, li ho presi per provare, e anche 10 bastoncini di verdura. Poi ho preso il cioccolato al latte, questo qua con granella di nocciola con preziosa sorpresa. Questo mi sembra 6 euro o 7, non mi ricordo. Comunque è il primo uovo che ho comprato, perché diciamo che quest'anno non mi ispirano tanto le uova, e poi con i prezzi che ci sono, un po' esagerato. Comunque questo che è il primo uovo. Pan curry. Focacce, due ne ho presi mi sembra, ma queste qua le porto al lavoro, dovrebbero essere confezionate. Comunque, poi questi qua, i tortelloni alla carne, non ci sta più niente. Poi ho preso tre melanzane a 3,20 €. Scusate, ma qua c'è un dettaglio del... vabbè. Insalata di polipo, l'ho presa per provarla, fatto così. Poi ho preso la pasta fresca, quella... vabbè, questa qua lunga, non mi viene il nome. Gli gnocchi con patate, ne ho presi due di questi. Poi ho preso le cozze, c'erano queste, allora ho preso queste qua. Poi ho preso le cotolette di branzino, spero che sono buone, volevo provarle. Ho
ho preso i noodles, gusto manzo e pollo, ne ho presi 4, cioè 2 a testa, sempre 2. Bicarbonato di soia, bicarbonato di sodio, poi guanciale, ne ho presi 2 pacchi, poi gorgonzola, ne ho presi 2 pacchi, poi ho preso sugo cacio e pepe già pronto, che però è meglio farlo che comprarlo, però è la prima volta che lo compro, per cui tanto per fare una cosa veloce, specialmente io che lavoro tutto il giorno. Poi ho preso questi, anzi l'ha presi lui, snack filonesi che a me non piacciono, e l'ha presi lui per lui. Crostini snack, per provarli, ma credo che sono buoni questi qua. Altro snack tirolesi, zizzani, 2 ne ho presi. Passa a testa. Mettimi in cucina, perché sennò qua non riesco a metterli. Io ho preso questo, che però l'ha preso lui, il booster, che a me non piacciono. No, sono di... Ma non... Io non li mangio più. Prima li mangiavo, adesso non mi piacciono più, non li mangio più. Poi, cotto a dadini. Questo qui è buono con la panna. Non vi dico i prezzi perché uno ci metto l'anno prossimo, due c'è troppa spesa e il video dura troppo, per cui sto facendo veloce. Scusate se c'è casino, ma li sta mettendo nel frigo. Ho preso 2 di questi burgeroni, uno prosciutto cotto e l'altro prosciutto e mozzarella. Fatti così, sempre per provarli. Altre cozze. Ah, li lascio qua. Non so. Poi asiago fresco a cubetti, mi stava cadendo tutto, c'è un delirio qua, non so se si vede. Comunque, poi ho preso questi qua, mezzelune fresche con i broccoli, olive e spinaci, per provarli, non so come sono, li proverò, vediamo come sono. Ne ho presi 2 perché sono a 2,50, per cui ne ho presi 2 confezioni perché sembravano poche per 2 persone. Poi ho preso un altro guanciale, che sono 2, questi girasoli con bresaola e valteriana casera, questo qua, per provarli, voglio vedere se sono buoni, ne ho presi 2. Gnocco fritto, anche questo qua per provarlo, se non è, diciamo, ottimo. 2 pacchi di, sempre quello che avevo detto, girasoli prima. Anche 2 pacchi di gnocchi, questo qua con una patata fresca, questa. Polpa sugo. Pecorino ne ho presi 2. Ancora i booster che ha preso lui, che ovviamente li mangio. Pacchetto quasi finito. Questo formaggio lettiera, 3 euro. Ho preso trofe di nuovo. Altra pancetta per fare, ah no, no, una non ho preso di pancetta, per fare la carbonara. Yogurt di capra bianco, lo volevo provare, allora ne ho preso 1. Poi altro formaggio caciotta, 3,64, questo qua. Olive verdi denocciolate,
non ci sta più niente. Allora, ho preso due pacchi di questo, uno in frigo e questo qua praticamente sono pancake già pronti da riscaldare che metto sul... tanto nel vlog lo vedete. Poi, salsa rosa per provarla, anche se non dovevo comprarla. Due gorgonzola che vi ho fatto vedere l'altro. Il crostino toscano, non so cos'è perché l'ha preso lui. Strecchino. Salmone patè spalmabile, questo qua. Poi, seconda busta, insalata, a me piace questa e sto prendendo solo questa. Questa qua che è il lattughino. Sia a me che ai miei conigli piace solo questa insalata, per farvi capire. Vi faccio vedere più o meno il delirio che c'è. Poi questo, che sono sottilette, formaggio edamer, 2,85 le ha presi due, questi qua, io non li ho presi, perché non so neanche se, come, vabbè, lasciamo perdere. Burrata, i miei cereali, questi qua sono al miele, questi e gli altri sono molto buoni. Poi facciamo così. Stavo, pronti. Fuori. Formaggi cremosi morbidi. Pomodori secchi, 2,50 euro. Ah no, un altro cacio e pepe. Poi ho preso altra salsa di pere per formaggi. Qua c'è il delirio, invasa dalla spesa. Tra poco non mi vedete. Poi ho preso l'affettato prosciutto Praga, 3,65 euro. Poi questo bresaola, 3,30 euro, stranamente ha preso la bresaola, di solito non la compra mai. Pecorino ne avevamo due. Poi due confezioni di mozzarella. Mozzarella di bufala, che questa è buonissima, per cui l'ho presa. Ho spostato il maglietto. Poi ho preso questa, che è la provola affumicata naturale, una qua nera. Maionese, altri due manzo e pollo dei noodles, di solito li prendo una volta e basta. Lasciamo. Questo è robbia, che l'ha preso lui, per cui più o meno io non l'ho preso. Allora, questo sacchetto pesa tanto, per cui ho dovuto alzarmi. Allora, pomodorini, che tra poco si schiacciavano come non so cosa. Ne ho presi 4, ma diversi, uno piccolo e uno grande. Poi sì, 4. Poi ho preso
quindi, anzi, latte e cioccolato, poi la polpa di pomodoro di nuovo, poi ho preso le zucchine, 5 zucchine, 5 zucchine a 4,95 euro, guarda te come costano. Ho 2, anzi 4 mi sembra di questi di aperitivo, sì, e uno arancione. Poi ho preso il liquore alla crema di melone. Allora, quello al caffè era buono, mi hanno detto i miei. Allora ho detto, provo anche quello al limone e al melone e no. E adesso vi farò vedere anche l'altro. Io lo bevo solo un goccino per assaggiare e poi tutto il resto lo bevono loro. Ho preso quello al melone e quello alla banana, crema alla banana. L'ho visto, mi ispirava e ho detto, le voglio prendere. Poi ho preso il ginger zero, che ovviamente l'ha preso lui e a me. Sono tutti scontati. Io non lo bevo. Molte cose erano scontate. Polenta, questa qua gialla che a me piace e poi si cuoce in 3 minuti. Lievito madre, questo che devo fare la colomba. Poi ho preso succo di pesca, altro succo di pesca, ho preso lo spumante dolce, questo qui di Asti, l'ho preso perché ho detto lo provo, è da tanto che non è... Ogni tanto lo beviamo solo a Capodanno, ma ci vuole ogni tanto una bella bottiglia. Poi questo all'albicocca, succo all'albicocca, cipolle dorate, queste qua. Lui ha preso il polpelmo zero. Che ovviamente io non lo bevo. Poi il latte condensato, che è quello che uso per fare i dolci. Tanto scade a dicembre, per cui ha voglia. Poi 2 di vino bianco per il riso e sfumare anche la carne. Ho preso 2. Ah no, c'è un'altra confezione di pomodori. Stranamente. Per finire la gazzosa zero, che a me non piace, se la vede lui. Poi ho preso la pera, che questa me la bevo solo io, perché fa andare a fare la più più e diciamo che è ottima per andare in bagno, almeno per me sì. E per finire finalmente questa qua che ha preso lui, che a me non piace, che è la melegrana, questa. E direi che abbiamo concluso la spesa. Qua c'è un delirio, non so se si vede. Si vede? Secondo me no. Adesso cambia tutto. Si vede? Il delirio che c'è. Ecco, questa è la spesa che ho fatto. 20 minuti di video. Immaginate se dovevo dirvi ciao, lascio giù. A voglia, per cui comunque niente, i prezzi sono abbastanza buoni, la maggior parte della roba era scontata.
vi dico il prezzo, quanto abbiamo speso. Abbiamo speso 252,57. Aspettate. Ok. E infatti calcolate 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4, 5, 6, non oltre. Non oltre i 5 euro, no, 7, massimo 7 euro, non oltre, calcolate, per cui è inutile che sto a mettervi i prezzi, perché sennò ciao. Comunque niente, questa era la spesa lunga, enorme, che abbiamo fatto. Detto questo, scusate se sono stata troppo veloce, ma era troppe cose. Mi sembra che questi vanno in frigo prima che si spicciano. Anche questo. Questo. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Calcolate che noi la spesa la facciamo una volta e basta, non è che vado tutti i giorni a fare la spesa, per cui prendo la spesa grossa, spendo quei 200-300 euro e via. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!